Siamo qui con Roberto Morgandi, presidente fondatore del gruppo Lai di Bergamo, realtà specializzata nel settore della cosmesi professionale. Signor Morgandi, lei è stato l'inventore dello scaldasonno e oggi è alla guida di un gruppo che crea e promuove bellezza in tutta Italia e anche in tutto il mondo. Come e quando si è affacciato in questo settore? Mi sono affacciato nel 2002 fondando l'azienda Ketr con il mio socio Claudio Amadei e arrivati al 2018 per crescere abbiamo pensato di acquisire un altro marchio. Questo marchio si chiama Integrè. Con l'arrivo di Integrè abbiamo creato una holding chiamata Lai e all'interno di questa Lai abbiamo sia il marchio, il brand Ketr e il brand Integrè. Perché un centro estetico, un istituto di bellezza dovrebbe scegliere il suo gruppo? Beh, il gruppo Lai offre all'estetista tre cose fondamentali: tecnologia avanzata, endocosmetico performante e una formazione a 360 gradi. A proposito di formazione, so che il vostro fiore è l'occhiello dell'azienda, tant'è che avete creato un'academy interna. Ci può spiegare meglio? Abbiamo un'academy interna dove abbiamo delle sale di formazione con 8 tecniche beauty trainer che sono all'altezza di dare valore aggiunto ai servizi che appunto offriamo. Inoltre abbiamo anche un centro pilota dove facciamo sperimentazione e con questo possiamo garantire alle nostre clienti una formazione appunto molto professionale. Inoltre siamo anche nella condizione di offrire un servizio per la gestione di impresa e la gestione del loro istituto. Quest'anno sono 40 anni di Integrè. Come festeggerete questo importante anniversario? L'anniversario di Integrè, appunto, che festeggiamo i 40 anni, sarà festeggiato a Milano con un grande evento. Inviteremo tutte le nostre clienti, sia italiane, sia all'estero, sia i nostri distributori. In questa occasione presenteremo anche tutte le nuove linee che stiamo preparando con un grande lavoro che stiamo facendo ormai da mesi e arriveremo con delle nuove linee, appunto. Oltre che essere performanti, saranno anche uniche nel loro genere. Ricerca, innovazione e tanta formazione, questi sono quindi punti cardine dell'estetica professionale. Grazie, Morganti. Grazie a lei.